che vi ho portato e naturalmente ecco quando si viene davanti a una platea bisogna raccontare non delle storie però dei concetti importanti, quindi nelle due ricette di questa sera, in una naturalmente c'è la mia visione del brodetto attraverso quello che ho visto da piccolo, attraverso gli occhi di mia madre, di mia nonna e poi attraverso quello che ho visto io in giro, e stasera ve lo presento ma dopo, e prima vi racconto, vi presento un ingrediente che si usa di rado in Italia, ma molto gradevole, e vi racconto perché da 2 anni ho diminuito l'uso del tonno rosso dell'80%. Quindi, siccome è un pesce in estinzione, considerate 14-15 anni fa, no? Ma anche di più, perché il tonno è andato in scatola. Perché persone come mia madre acquistavano il tonno, lo cuocevano, lo mettevano su, pentolino, sughetto, traca, accendi, cuoce, poi lo andavi a mangiare e era stopposo. Quindi dici, ma non lo compro più. E allora a 1, 2, 100 milioni il tonno è andato in scatola. Ma noi per primi, non più tardi di 15 anni fa, il tonno rosso, crudo, non andavamo indietro, è capitato tantissimo, tanto che al clandestino di Porto Novo, aperto nel 2000, dove c'è una visione prevalentemente del crudo, e bisognava dire all'inizio che si faceva solo crudo, altrimenti la gente rimandava indietro il piatto. Cos'è cambiato in questi 12-13 anni? Viaggi, più libertà mentale. Nel senso che mia madre, grande appassionata di pesce, però non aveva la libertà mentale di assaggiare il crudo, poi mangiava la testa, gli occhi, le spine, tutto. In più libertà mentale, più viaggi, e si è capito che nel crudo c'è la leggerezza, c'è la consistenza. Cos'è la consistenza? Per noi che non abbiamo conosciuto la fame, perché per i nostri genitori che hanno conosciuto la fame, il piatto era buono o cattivo. Noi siamo un po' viziati, quindi oltre che buono o cattivo deve avere la consistenza, la texture, come i francesi. Cos'è? È quella cosa che quell'alimento quando entra in bocca e i nostri denti la aggrediscono, fa così, quindi la taglia con perfezione. Se nella masticazione qualcosa si impunta o fa così, effetto gol di morta, quel cibo non ci piace. Quindi la consistenza è quella cosa in più che nel crudo esiste. Questa sera cosa vi faccio? Cosa vi presento? Se intanto ho lasciato 2 scatoline da farvi vedere, vi presento uno la quinoa, un seme che deriva dallo spinaco. Semplicissimo. E naturalmente fa parte dell'alimentazione delle popolazioni andine, perché lui ce n'è tanta, si cuoce come un riso. Diciamo che ci sono paesi che hanno il riso che mangiano il riso, paesi che hanno la pasta e mangiano la pasta, paesi che hanno la quinoa. Quindi questa quinoa è un seme che adesso vi faccio vedere, acqua con 6 grammi di sale per litro, il sale va pesato, non si mette mai a occhio. Si pesa, il sale è la cosa più importante della nostra alimentazione. Dicono che possiamo riceverne 4 grammi al giorno, 4 grammi sono tantissimi, ve l'assicuro. Per via diretta o indiretta, perché se mangiamo un salume poi c'è un sale per via indiretta. Ma 4 grammi sono tantissimi. Se noi, per paura del sale, io vedo in cucina talvolta chi ha paura sarà poco, perché anche è distrutto se è salato poco. Ma è distrutto anche se è salato troppo. Quindi la giusta dose di sale o sapere tu che in quel momento sali qualcosa, la quantità di sale che esce dalle tue mani è la prima cosa che determina se tu diventerai un bravo cuoco o no. La conoscenza del sale. Quindi 6 grammi litro permettono a questa quinoa in 20 minuti di cuocersi e di non essere stupida, di non essere insapore. Quando si cuoce la pasta, cari signori, molte volte non ci si fa caso al sale e l'acqua deve avere sapore, perché sennò quella pasta poi nel sugo non ha resa. È molto diverso salare dopo, non prende lo stesso sapore e poi salare dopo è sempre dannoso. Quindi 15 grammi
di sale per litro d'acqua per la pasta, considerando che il mare ne ha 30 grammi litro. Quindi abbiamo classificato il sale. Avete visto la quinoa, la facciamo cuocere e poi la condiamo in maniera agrodolce. Diciamo che avete presente il riso sushi, il riso dei rotolini? È condito con aceto, zucchero e sale. Quindi ho messo dell'aceto bianco in padella, lo scaldo e ci metto a sciogliere zucchero e sale. E quindi ho i due componenti per condire, per fare questa prima preparazione. Quindi vi farò assaggiare il tonno bianco. Il tonno bianco è un cugino del tonno rosso. Qual è l'unica sfortuna? È che è più chiaro. A questo colore qui è un pochino più chiarolino, così sembra spento. Non è molto bello questo colore alla vista. E quindi non ha avuto molto successo. Quindi come si scalda? Ci metto il zucchero e sale, spengo e faccio sciogliere con il calore, quindi lentamente. Lentamente l'uso del fuoco è fondamentale, se usiamo male il fuoco roviniamo tutto. E qui abbiamo l'induzione, che è la forma di calore migliore, perché è sicura, è veloce, è solo che è costosa, in Italia l'energia è molto costosa. Chi dice che l'induzione non riesce a saltare bene la pasta, dice l'energia, è come se uno dice che non gli piace l'auto col cambio automatico. Lì sono magia. Perché io per primo, la prima volta che ho guidato una macchina col cambio automatico, mi sono spaventato. Poi dici, porca miseria, quanto è bello guidare una macchina col cambio automatico. Quindi la stessa cosa per l'induzione. E quindi col calore, sale e zucchero si cominciano a sciogliere, lo mettiamo qui, e facciamo una cottura. Perché il tonno bianco, anche se cuoce, è più stofoso dell'altro. Si compatta prima del tonno rosso, il tonno rosso è un tessuto connettivo diverso, più scagliato, il tonno bianco è più compatto. Quindi padella antiaderente, un goccino d'olio, un pochino di aglio schiacciato e dello rosmarino per insaporire, e lo cuociamo solamente nella parte esterna. Poi il piatto avrà la quinoa alla base, quindi adesso intanto che questo voleva essere una pripista, questo piatto, ecco, giusto per non farvi annoiare e per divertirmi un attimo, per solleticarvi il palato. Quindi componiamo un piatto, quindi nel frattempo che si scalda la padella, adesso sentiremo anche quando è il momento giusto di cuocere nella padella antiaderente, ecco perché, quando c'è il giusto rumore. Quindi nel piatto mettiamo alla base la quinoa agrodolce, poi ho preparato una salsa tonnata che ve la racconto, con delle verdure, sedano, carote e cipolla, pezzi stufati nell'olio, temperatura stufare vuol dire che l'olio deve sobbollire, deve è molto piano, coperto, e dopo 20 minuti sono morbide e si scolano dall'olio. Nel frullatore con il tonno, la scatoletta, dei capperi, delle acciughe, ma il segreto, diciamo, di dare più raffinatezza alla salsa tonnata è l'uso dell'aceto di lamponi, che darà quei profumi, vi darà quei quasi di sottilità. Quindi sopra la quinoa metto la salsa tonnata. Adesso, quindi, questa quinoa che abbiamo messo qui deve cuocere 20 minuti. Dopo che ha cotto 20 minuti, la scolo, la lascio a temperatura ambiente e poi la condisco con aceto, zucchero e sale. E questo è semplicissimo. La salsa tonnata l'abbiamo preparata, adesso sentiamo se è il momento di cuocere il tonno. Questo fatto tonnare va bene. Quindi cosa faccio? Segno, praticamente faccio una scottatura di primo grado.
perché più la scottatura va dentro, più quando lo mangiate vi farà l'effetto buon di morte che vi raccontavo prima. Quindi, vedete che in questo momento non salo perché saleremo dopo, e adesso vi faccio vedere praticamente una situazione molto il coltello è fondamentale, quindi naturalmente non si sega, si taglia in maniera così lunga, diritta, e guardate, è perfetto questo taglio, questa cottura esterna. Questo in Giappone si chiama tataki, quindi solamente accompagnare. Quindi vi raccontavo del coltello, e il coltello è importantissimo, il coltello pericoloso è quello che non taglia. Quindi io vi faccio un esempio, cioè a casa di mia madre, cioè lo sapete cos'è la cosa che taglia più di tutti? Le forbici. Quindi allora praticamente quando cucino da mamma, per tagliare il prezzemolo prendo le forbici, perché il taglio netto, zac, e lì c'è la perfezione dei profumi, degli aromi, del prezzemolo, del basilico. L'attrezzo, qual è l'attrezzo più inutile del mondo? La mezzaluna, quello è una cosa, chi l'ha inventato veramente, vorrei parlarci, no? Per chiedermi che problemi aveva in quel momento, perché se tu hai inventato questo strumento, no? e dici battere il prezzemolo, ma è bruttissimo, perché cosa succede? Vedete, poi la gente che si impegna lì, cosa succede? Che il profumo del prezzemolo va sul tagliere, è un disastro, e il prezzemolo rimane privato del suo profumo essenziale e sa di fieno. È bruttissimo, quindi il prezzemolo non avete. Il coltello che taglia, usate le forbici. Siate grossolani, però sempre meglio, un prezzemolo o un basilico, grossolano, tagliato con un taglio unico che va tutto. Poi per quello che riguarda i tagli, certo, coltello importante, la postura, noi seguiamo anche queste cose, non ci viene perché uno pensa taglia, è la cosa più facile del mondo, no? Cioè chi impugna il coltello, si impugna così, no? E taglia, e dico guarda che cos'è impugnato, una spada, una sciabola, il coltello si impugna in maniera diversa, c'è tutto un bilanciamento del corpo, ma d'altronde le affettatrici le hanno inventate perché hanno preso spunto dall'uomo che fa questo movimento, quindi c'è una postura del corpo che muove tutto e taglia. Quindi abbiamo usato la padella e nella sua temperatura migliore, abbiamo fatto una brasatura a regola d'arte, facciamo delle fettine sottili, in questo modo. Adesso queste fettine le mettiamo sopra la salsa tornata, in questo modo, ed è qui che saliamo, l'acido del salare, quindi uno sale asciutto, perché se il sale è umido è complicatissimo. Quindi sale asciutto e vado a salare, deve essere uniforme. Dove il sale non deve essere uniforme, consiglio un sale a scaglie. A scaglie può essere un Maldon, un Citro, sono delle scagliette sottilissime che hanno un peso bassissimo, quindi una superficie maggiore, cioè lo stesso peso di sale, però quando vi incontrate con una carne il pezzetto di sale sentite la parte croccante, sentite il sale che fa crocca e diventa un ingrediente. Poi allora abbiamo la quinoa che è agrodolce, la salsa tonnata un pochino sapida, ci vuole una salsa che spezzi, quindi manca la mano, no? Stiamo facendo intervenire tutte le nostre papille gustative, perché ce ne abbiamo, quindi le dobbiamo far giocare tutte. Quindi la cucina tradizionale era molto buona, molto, ed è molto buona quando viene fatta in maniera tradizionale, con le materie prime perfette. Solamente che non teneva conto, era casuale che si sentisse l'acidità, che si sentisse il dolce, che si sentisse l'amaro, era casuale. Dove non vuoi che sia casuale ce lo devi mettere te, quindi qui ci vuole un pochino di amaro, ma non da solo, con un pochino di dolce. Quindi abbiamo fatto una salsa, grazie,
quindi una salsa con profumi, pepe rosa. Il pepe rosa non è un pepe, è una bacca molto profumata. E amaro, Campari, quindi Campari pepe rosa, molto, molto interessante. Questa salsa in forno, due insalatine per completare il piatto, il tonno d'olio e il tonno bianco da tarti con la quinoa dolce, la salsa tonnata e il brodo leggero di lanconi, il brodo leggero di pepe rosa e Campari è pronto. E adesso lo assaggerete, dovete iniziare. Aspetta un attimo che vi devo dire una cosa molto importante, perché noi italiani siamo un popolo di forchettoni, quindi attenzione, per assaggiare più ingredienti contemporaneamente a come li ho messi nel piatto, dovete per forza usare il cucchiaio. Allora vi racconto un aneddoto. C'è un tortellino di parmigiano liquido che facciamo alla Madonnina, che praticamente è liquido, se lo butti con la forchetta si buca. Allora mettendo forchetta e cucchiaio, tutti prendevano la forchetta e bucavano il tortellino. Allora sapete cosa ho fatto? Adesso mettiamo due cucchiai, uno piatto e uno fondo. E la gente è carina, che quando arriva li guarda e pensa si saranno sbagliati che hanno messo due cucchiai. Quindi è molto importante col cucchiaio fare questo gesto, in questo modo prendete la salsa tonnata, prendete la quinoa, prendete tutto. E poi naturalmente divertitevi, assaggiate anche in maniera spiccio come volete. Però questo è molto importante. E naturalmente sentirete la bontà del tuo fiato che si scioglie in bocca. Quindi buon divertimento. Bravo, ho fatto anche il tattino per te. Grazie. Non mi chiederanno. E poi devo dire.